Più gli shampoo fanno schiuma, più sono dannosi perché contengono siliconi e SLS, meglio conosciuta come soda caustica. Sulle etichette non risultano i classici conservanti SLS e SLS. Gli ingredienti dello shampoo che uso sono acqua, laurilglucoside, sodio cocosolfato, glicerina, cocoglucoside. Ciao a tutti, io mi chiamo Beatrice Mautino e in questi video vi racconto i cosmetici visti con gli occhi della scienza. Quelli che vi ho appena letto sono solo alcune delle centinaia di commenti che ho ricevuto sotto il mio ultimo video, però li ho scelti perché rappresentano bene il grado di confusione che circola attorno agli ingredienti dei cosmetici che utilizziamo quotidianamente. Girando un po' per siti e canali che parlano di cosmetici, mi sono resa conto che si fa un gran minestrone. Si mettono assieme ingredienti molto diversi tra loro, come per esempio i solfati, i siliconi e i parabeni, che hanno funzioni completamente differenti. Visto che la realtà è molto più complessa di così, ho deciso di aprire una specie di rubrica, cioè ogni tanto farò dei video come questo in cui parleremo di un solo ingrediente, magari di una famiglia di ingredienti, cercando di andare a conoscerli bene. Partiamo proprio dall'SLS, il tensioattivo più utilizzato e più famoso di tutti. Vi dicevo nell'altro video che l'SLS, o sodio lauril solfato, è un tensioattivo utilizzato in tantissimi prodotti diversi, dagli shampoo ai detergenti, ai saponi, ai dentifrici. Questa sostanza appartiene alla classe dei tensioattivi, cioè delle molecole che hanno una doppia natura. Derivano dai grassi da cui hanno ereditato una coda che viene definita idrofobica, cioè che ha paura dell'acqua ma a cui piace il grasso, e poi una testa idrofila, cioè a cui piace l'acqua e che scappa dal grasso. Vediamo che cosa succede quando un tensioattivo incontra lo sporco. Per farlo però ho bisogno di un aiutante. Lei. Questa è una cellula della pelle, un cheratinocita di peluche. Man mano che le ghiandole sebacee producono il sebo, che è una sostanza oleosa fatta di tanti grassi diversi, queste cellule vengono completamente ricoperte di sebo. I tensioattivi, disciolti in acqua, incontrano lo sporco e lo agganciano con le loro code idrofobe. Quando sciacquiamo con l'acqua, prende il sopravvento la testa. La testa tira per portare via la codina e gettarsi nell'acqua, e nel fare questa operazione stacca lo sporco e se lo porta via. Come si producono i tensioattivi e in particolare come si produce l'SLS? La base di partenza è un acido grasso chiamato acido laurico. Questo viene trattato con due sostanze chimiche molto pericolose, bisogna fare molta attenzione quando le si utilizza. L'acido solforico prima e la soda caustica dopo. Questa operazione, che in gergo chimico viene chiamata reazione, trasforma la molecola di partenza e ne crea una nuova. Dall'acido laurico otteniamo il sodio lauril solforico, che si porta dietro la coda derivante dall'acido grasso e la testa derivante dai trattamenti con l'acido solforico e con la soda caustica. Qual è il risultato? Questa polvere che vedete qui dentro è SLS, sodio lauril solfato, mi è stato prestato da una mia amica che lavora in laboratorio, e quando io facevo ricerca all'università lo utilizzavo sia per i miei esperimenti, così come fa ancora oggi la mia amica, ma lo utilizzavo anche per lavare la vetreria quando per esempio avevamo dei cilindri particolarmente incrostati. Non c'era niente come l'SLS per sciogliere lo sporco più ostinato. Se voi prendete la punta di un cucchiaino di questa polvere e la sciogliete in acqua, ottenete una soluzione piena di bolle che fa tantissima schiuma, come questa. I tensioattivi però non sono tutti uguali, non sono tutti come l'SLS. In questo video ci concentriamo su quelli che sono simili a lui, lasciando ad altri video gli approfondimenti sugli altri tipi di tensioattivi. Ma anche all'interno della categoria dei tensioattivi simili all'SLS ci sono decine e decine di molecole diverse tra di loro. Le differenze possono essere sia nella coda, che può essere più o meno lunga a seconda dell'acido grasso di partenza, sia nella testa, che può avere delle funzioni differenti a seconda della sostanza con cui sono fatti reagire gli acidi grassi. Generalmente più la coda è corta e più il tensioattivo è efficace, cioè riesce ad aggrapparsi meglio al grasso e quindi a strapparlo via.
Le teste invece definiscono quanto un tensioattivo è sciacquabile facilmente. Un esempio di questo tipo, cioè di tensioattivo che ha una testa a cui piace di più l'acqua, è quello dello SLES o laurilettere solfato di sodio, una molecola molto simile all'SLS. Condividono infatti la coda, che è identica, e anche parte della testa, ma proprio nella testa c'è una porzione in più dovuta ad un'altra reazione chimica che rende lo SLES molto più solubile dell'SLS. In pratica quello che succede è che lo SLES resta meno attaccato al grasso e quindi di fatto alla pelle, e nel momento in cui si sciacqua viene portato via praticamente tutto, a differenza dell'SLS che si aggrappa in maniera un po' più ostinata. In gergo comune si dice che lo SLES è più delicato dell'SLS. Vi dicevo però che anche le code possono essere diverse, ma per capire come dobbiamo partire dall'inizio, cioè dalla fonte di acido laurico. Non so se lo sapete, ma questo acido grasso è la componente principale di un prodotto che va tantissimo in questo periodo: l'olio di cocco. Io qua ne ho un barattolo che ho comprato in un negozio di quelli un po' eco bio. Non so se l'avete mai visto, l'olio di cocco è un grasso solido, molto molto unto e piacevole al tatto, e ha un profumo che ricorda un po' quello del Bounty, devo dire molto piacevole. L'olio di cocco è composto per il 50% da acido laurico, cioè la metà delle cose che ci sono qui dentro sono molecole di acido laurico, accompagnate poi da altri acidi grassi come l'acido miristico o l'acido palmitico, e poi da tanti altri in quantità minori. Per ottenere l'acido laurico, quindi, si parte dall'olio di cocco, lo si tratta chimicamente per separare i grassi, un po' come se fosse una specie di setaccio. A quel punto, una volta che si ottiene l'acido laurico puro, lo si tratta con acido solforico e con soda caustica, come abbiamo visto prima. Ovviamente le altre porzioni non vengono gettate via, io posso decidere di sottoporre alle stesse reazioni chimiche anche l'acido miristico e l'acido palmitico, ottenendo dei solfati di questi due acidi grassi. Se però io salto il primo passaggio, quello della separazione degli acidi grassi, e decido di trattare con acido solforico tutta la miscela dell'olio di cocco, quello che ottengo è una miscela di solfati diversi, composta per il 50% da SLS, cioè da sodio lauril solfato. Sapete che nome prende questa miscela? Coco solfato, che ci rimanda subito a una visione di palme, di spiagge incontaminate, di un ingrediente che percepiamo come naturale, come meno dannoso dell'SLS, che invece per tutti è il nemico. Però aspetta, se il coco solfato è fatto per il 50% da SLS, perché possono scrivere che l'SLS non c'è? Bella domanda. Questo è un giochetto, devo dire, che fanno i produttori un po' meno seri. Avete presente quelle confetture che trovate al supermercato con su scritto senza zuccheri aggiunti, oppure con solo gli zuccheri della frutta? E voi vi immaginate che quella confettura contenga solo la frutta e non sia stato aggiunto zucchero, e quindi di fatto sia meno calorica delle altre confetture. Se però girate la confezione e andate a leggere l'etichetta, ci trovate ai primi posti degli ingredienti come il succo di mela o il succo d'uva, che di fatto sono zucchero. Tecnicamente non è una truffa, è vero che non sono stati aggiunti zuccheri, nessuno è andato lì con il sacchetto del saccarosio e l'ha rovesciato dentro, quindi sulla confezione si può scrivere che quella confettura contiene solo gli zuccheri della frutta, perché l'uva è un frutto, la mela è un frutto, però gli zuccheri e soprattutto le calorie in quella confettura ci sono. Allo stesso modo, è vero che negli shampoo senza SLS ma con il coco solfato nessuno è andato a prendere la polvere di SLS e l'ha messa dentro allo shampoo, ma dentro al coco solfato l'SLS c'è, e quindi c'è anche in quello shampoo. Quando un ingrediente per qualche motivo diventa cattivo agli occhi dei consumatori, le aziende si devono ingegnare per sostituirlo. La scelta di ingredienti chimicamente molto simili ma con nomi diversi permette di aggirare i regolamenti e di scrivere sulla confezione che quell'ingrediente lì cattivo non c'è. Questo giochetto però non riguarda solo il coco solfato. Se andiamo a leggere le etichette degli shampoo che vantano di essere senza SLS o senza solfati, scopriamo che i tensioattivi lì dentro ci sono, e sono tensioattivi della stessa famiglia dell'SLS, con variazioni però o nella coda, quindi per esempio possiamo trovare dei solfati dell'acido miristico, oppure nella testa, quindi abbiamo i sulfonati, abbiamo i sarcosinati, ma abbiamo anche per esempio l'ammonio lauril solfato, che è identico all'SLS, tranne che per una piccola porzione della testa.
Chiaramente questo non vuol dire che tutti i tensioattivi sono uguali solo perché appartengono alla stessa famiglia. Ci sono, come vi ho già spiegato, tensioattivi che si aggrappano più facilmente al grasso, altri che invece vengono sciacquati via meglio e quindi che possono risultare più o meno delicati sulla nostra pelle. Ora, a me dell'SLS non è che importi tanto, non mi importa tanto in generale dei tensioattivi, non sono tra le mie priorità. Quello che però mi interessa è la trasparenza. Mi piacerebbe che sui prodotti ci fossero scritte tutte le informazioni necessarie a noi consumatori per poter scegliere consapevolmente, possibilmente senza fare il gioco delle tre carte, o meglio, dei tre solfati. Per oggi la chiudiamo qui. Io e il mio cheratino Cita vi ringraziamo di averci guardati. Se vi è piaciuto il video mettete un like, condividetelo e iscrivetevi alla pagina Facebook e al canale YouTube. Ciao a tutti!